aveva mai smesso di crederci. Una sconfitta di misura che lascia l'amaro in bocca ai neroverdi, in grado di arginare la continua pressione campana ma non di contrapporre potenziale offensivo. A decidere la gara, quando ormai gli abruzzesi assaporavano un punto prezioso, una prodezza di Rizzioli, ovviamente sull'unica soluzione adatta a scardinare il bunker neroverde, il calcio piazzato. Pallino del gioco subito in mano della Turris, che crea volume ma si infrange contro la diga opposta a centrocampo e sulla tre quarti difensiva. Più volte poi ci pensa l'estremo teatino a salvare il risultato. Per quanto riguarda la cronaca, al settimo c'è il primo affondo dei padroni di casa. Punizione di Rizzioli, Lattanzi fa la sponda per Dantò, ma Musarra respinge. Al 34esimo ancora una giocata preziosa di Rizzioli. Il cross di De Amicis è svirgolato da Lattanzi. Finisce qui la cronaca della prima fazione di gioco. Il secondo tempo si apre al 18esimo con Musarra che anticipa di pugno Dantò. Al 20esimo si fa vivo finalmente il Chieti. Il tiro da 20 metri di scarpa non impensierisce Di Muro. Al 33esimo Turris ancora in evidenza. Si avventano contemporaneamente sulla sfera Rizzioli e Di Sabato con quest'ultimo che calcia alto. Al 37esimo il numero 1 neroverde ad ergersi a protagonista. Respinge il tiro di Di Sabato scoccato da distanza ravvicinata. Al 43esimo ancora brividi per la difesa teatina. Punizione di Rizzioli, colpo di testa di Liguori e grande risposta ancora una volta di Musarra. In pieno recupero arriva la beffa e la svolta della gara. Grande punizione di Rizzioli, sicuramente il migliore in campo, che aggira la barriera ed infila Musarra. Al termine della gara, al Chieti rimane l'amaro in bocca per la sconfitta arrivata in pieno recupero, ma sicuramente i teatini mostrano alcuni limiti in fase offensiva. Non è ancora arrivato il primo gol ufficiale della stagione 98-99.